Buongiorno dalla Polizia Ambientale. Dopo una serie di appostamenti, gli agenti della Polizia Ambientale hanno scoperto alcuni sversamenti illegali di rifiuti speciali nella zona di Napoli Est, provenienti da aziende del Salernitano. Alcune persone sono state colte in flagrante mentre si liberavano in maniera abusiva di scorie industriali. Gli agenti hanno denunciato i presunti responsabili alla Procura della Repubblica e sequestrati i veicoli adoperati per il trasporto dei materiali. Nel periodo fra luglio e agosto, la Polizia Ambientale ha effettuato oltre 70 controlli nella zona del lungomare, da via Caracciolo a via Partenope, per verificare gli sversamenti di rifiuti da parte dei ristoranti. 35 gestori sono stati sanzionati per irregolarità di vario tipo. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno multato 15 parcheggiatori abusivi che effettuavano la loro attività illecita alle spalle di via Partenope. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si buttano dalle 20 alle 22. Anche per la raccolta differenziata porta a porta, i sacchetti vanno depositati dalle 20 alle 22. Il vetro, la carta, la plastica, l'alluminio possono essere gettate nelle campane colorate a qualsiasi ora. I farmaci non vanno mescolati ai rifiuti normali, ma devono essere portati negli appositi bidoni delle farmacie. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 800 16 10 10. I commercianti che devono smaltire imballaggi cartacei sono tenuti a depositarli, ben piegati e legati, fuori al proprio negozio a orario di chiusura.